Siamo al 15° congresso nazionale, insomma, flebologia sperimentale, questa società, quale Il dottor D'Alessandro D'Alessandro è presidente per un triennio, questa cosa qui. Siamo col dottor Paolo Zamboni. Ecco, dottore, lei, a prescindere insomma dal suo percorso accademico lì a Cattedra Ferrara, è stato docente per dei master internazionali, lei scopre questa patologia. Insomma, questa patologia che è la CCSVI, io insomma, le chiederei prima di tutto di dare un quadro, insomma, in cosa consiste. Beh, CCSVI sembrano scioglilingue, no? In cui uno in realtà non sono altro che delle lettere pronunciate in inglese e sostanzialmente vogliono dire Le vene che escono dal cervello che hanno delle difficoltà, degli intoppi, a portare fuori il sangue dal cervello verso il cuore. e c'è questa sigla CCSVI. È una cosa che non era mai stata guardata, perché queste vene erano sempre state considerate sane, non erano mai state guardate con particolare attenzione. E invece noi abbiamo cominciato a sviluppare dei sistemi che permettevano di vederle, di analizzarle. E abbiamo trovato che in moltissime malattie cerebrali E ci sono questi intoppi, ci sono queste SVI. Quindi adesso c'è una grande discussione per capire se questa cosa è un'associazione casuale o invece causale. Da una parte alcuni pensano che sia un'associazione priva di valore, altri pensano che questo sia un grosso concorso di colpa di queste vene allo sviluppo di malattie dai nomi roboanti. sclerosi, Alzheimer, Sclerosi, no? Alzheimer, Parkinson e poi anche malattie magari non così diffuse ma terribili. Presidente, Questa sera abbiamo stasera. sentito parlare di questa malattia di Meniere. Tra le altre cose, nasce su Roma questo osservatorio, no? Un osservatorio nazionale per l'appunto. Quindi state raccogliendo questi dati. L'Italia in questo momento, parlavo sempre con dei suoi colleghi, ha superato la Francia in termini di studi legati alla flebologia, no? Assolutamente. E quindi in questo momento si parlava di non osservare i medici, i luminari italiani come entità, no? Cellule separate. Si sta cercando di riunire questo know-how medico importantissimo a livello mondiale. Hai Siete qui detto per un quello. mucchio di cose interessanti. Se un fenomeno viene visto da tante altre persone, chiaramente questo fenomeno ha un valore molto più importante. Se partecipato dall'inizio a questo osservatorio, chiaramente sarebbe stato un osservatorio sospetto, perché comunque C'ero io che descrivevo questa patologia con tante persone che invece contestavano l'esistenza di questa patologia. Quindi io ho pensato bene che un gruppo di così qualificato di medici italiani sparsi un po' su tutto il territorio nazionale con un sistema metodologico così accurato come questo osservatorio potessero effettivamente dirci con maggiore precisione se se il il problema problema esisteva esisteva e e anche anche la l'entità entità di di questo questo problema. problema. È la prima volta Ricordo che che io oggi ho sentito i lavori dell'osservatorio su 2500 persone. Nessuno di noi avrebbe potuto raccogliere un numero così grande. Quindi veramente questa serata per me è stata una serata molto bella perché io ho ascoltato con piacere i risultati dell'osservatorio. se la sua teoria dovesse essere confermata, sarebbe, come dire, una svolta epocale per tante cose, Ah, io credo questo, che quando si scopre qualche cosa sia il dovere di prendere dotti i colleghi ed è anche normale che quando tu scopri qualcosa che è molto diverso da quello che è il pensare comune, tu possa trovare persone molto curiose, interessate che ci lavorano sopra e anche molti oppositori. Tutti questi studi Porteranno porteranno sicuramente sicuramente in in ogni ogni caso caso ad un progresso, a un qualcosa che qualcosa. sarà migliorativo rispetto a quello che io ho proposto all'inizio. E sicuramente quando andremo a vedere fra 10 anni, cos'erano i 10 anni Presidente, precedenti, sicuramente avremo fatto un passo avanti. nel campo delle scienze biomediche questo vuol dire che avremmo fatto star meglio le persone.